ha sempre fatto presente che ove mai si fosse presentata l'occasione di dover ripartire, diciamo, dalla Serie C in maniera umile quale il giocatore è, per continuare questo processo di affermazione, l'unica piazza dove aveva piacere di continuare la sua avventura era Avellino, per quello che gli aveva dato la scorsa stagione, per quello che, come è evidente dalle prestazioni fatte anche adesso, può portare ancora alla sua persona come crescita professionale. E io abbiamo sempre parlato di questa eventualità come l'unica eventualità possibile per continuare a crescere e a salire di livello e alzare l'asticella. E Avellino gli ha dato tanto e credo che lui sia anche un giocatore che è in grado di dare tanto in termini di emozioni sia ai tifosi che anche la carica ai compagni di squadra. Andrea Enrico mi ha parlato molto bene di lei e del rapporto che appunto condivide giornalmente con il suo procuratore. Volevo sapere un po' la situazione del calciatore. Diciamo che con Andrea a dispetto di quelli che sono stati gli eventi, insomma, che non sono stati particolarmente fortunati dall'inizio della stagione, il lavoro, tra virgolette, quotidiano è molto limitato perché Andrea è un ragazzo che ha una personalità fortissima. Paradossalmente va quasi trattenuto perché ha una voglia, una fame, enorme e chiaramente questi infortuni non hanno fatto altro che acuirla. Ormai, grazie a Dio, siamo alla fine di un percorso di riabilitazione che è giustamente, secondo me, durato tanto perché avendo avuto lui una ricaduta sullo stesso tipo di arto infortunato, sullo stesso muscolo, no, era evidente che si dovesse fare un percorso per evitare qualsiasi tipo di altro rischio. La cosa che mi dispiace è che ancora non si è potuto, appurare e apprezzare quelle che sono le sue caratteristiche. Per me Andrea è un talento naturale veramente rilevante. Non a caso l'anno scorso la sua grande stagione di Lega Pro è culminata con una convocazione in nazionale italiana Under 20, è stato uno dei pochi profili che giocando in Lega Pro si è guadagnato la convocazione e sono convinto che sarà una carta fondamentale per il proseguo della stagione per l'Avellino e per il Mister. Si è vociferato tanto attorno a questo calciatore, appunto di un suo possibile addio in questa sessione di mercato. Ci può dire se è vero o falso? No, assolutamente una falsità, anzi, non so com'è possibile che sia uscita una cosa del genere, perché il giocatore ormai è alla fine di un processo riabilitativo che è stato completato, secondo me, in maniera egregia dallo staff tecnico e dalla società e ormai ci siamo e quindi sarebbe stato pressoché fuori luogo anche solo pensare a una cosa del genere.